Viene, viene. Sì, lo volete. Ok. Contattiamo Gigi. Berna, mi serve più forte. Piano di crescita. 7 gol e 6 assist. Però ha giocato tanto. Chicco Bernardeschi 83. Hai bisogno di giochi? Ne abbiamo un sacco. Usa il codice SEMPI per sconti pazzeschi. Solo su Eneba. Tutti i link in descrizione. Signori, benvenuti nella carriera giocatore allenatore più attesa di sempre. Mi avete bombardato di commenti. Guardate qui quanti commenti. Quanti commenti su Federico Bernardeschi. Lo volevate. Finalmente vi ho contattato. L'ho portato. Spero che vi piaccia, ragazzi. Un commento che lascerò qui in sovraimpressione mi ha veramente colpito, dove mi scrive che Federico Bernardeschi, secondo lui, potrebbe essere uno dei giocatori più talentuosi del panorama italiano. Secondo me ha semi ragione. Perché? Perché Bernardeschi, secondo me, poteva fare delle scelte migliori nella sua carriera, ma ne parleremo durante il video. Godetevelo tutto e scrivetemi qui sotto nei commenti che giocatore vorreste vedere nel prossimo episodio. Un giocatore che magari non ha avuto la miglior carriera che potesse avere, ma era un talento e non è riuscito a sbocciare. Lo vediamo nei prossimi giorni con nuovi video. Adesso vi lascio al video, ragazzi. Mi raccomando, un like, un commentino. Tutti i link in descrizione sono importantissimi, quindi cliccateli. Buona visione. Signori, è giunto quel fottuto goliardico momento, ragazzi. Ringrazio tutta la chat di Twitch e voi su YouTube. Se non avete ancora followato su Twitch, followatemi, perché questo è un video leggendario. Chicco Bernardeschi, l'avete voluto tanto, finalmente è qui per noi. In tanti lo conosceranno come quel ragazzo di Carrara che ha iniziato una carriera e oggi è alla Juve, ma poteva diventare ancora più forte. Non è solo questo, ragazzo. Chicco Bernardeschi è molto, molto, molto di più, ragazzi. Non è solo questo. Certo che vi saluto, ragazzi. Certo che vi saluto, assolutamente. Però dobbiamo migliorarla in modo da salire in Serie A il primo anno. Ovviamente simuleremo tutta la stagione, però comunque voglio avere una squadra più o meno competitiva. Saro in porta 65. Mettiamo questo Contini che è un 64, però se c'ha il face scan forse è quello titolare. Di solito è così. Passa da questa parte, questo è un difensore centrale 68. E ditemi qualche giocatore interessante più o meno intorno al 70 da ingaggiare, se lo conoscete, ragazzi. Qualche giocatore intorno al 70 da ingaggiare come giocatore per far salire finalmente il Crotone in Serie A, farlo tornare il Crotone in Serie A. Questo probabilmente non può fare il COC, questo sì invece. Maric è la TT. Esterno sinistro non l'abbiamo, mi serve un esterno sinistro, mi sa. Credo proprio che mi serve un esterno sinistro. Sì. Ciao a tutti, ragazzi, grazie per il follow. Adeyemi, Pessina. Tutto bene ragazzi. Pessina, perché tutti volete Pessina? Adeyemi, mi serve un esterno sinistro, ragazzi. Reiner, mi serve un esterno sinistro per partire e dopo andiamo dritti col simulare tutto, con Chicco Bernardeschi. Ciao Camu, grazie per il follow. Destro, Reni. Raga, mi serve un esterno sinistro, un'ala sinistra più che altro. Una bella ala da mettere. Ciao Blacks, viene, sì, lo volete. Ok, contattiamo Gigi. Zero, facciamo un euro, vediamo se viene con un euro. Proviamoci. Viene Gigi, grande Gigi. Ecco qui, Gigi Buffon. Poi Simi, ATT 72. Mi serve a sinistra qualcuno. Intanto mettiamo Messias COC 71. E già siamo messi bene, ragazzi. Chicco Bernardeschi deve fare bene questa stagione. Allora, qui a destra avevamo trovato uno che era molto forte. Mogos, eccolo qui, ragazzi. Molto forte, 72. Tutti intorno al 70. Mi serve un'ala intorno. Pato arriva, ragazzi. Entro, provaci. Ma raga, non ci stiamo dentro. C'è Gervinho. Ah, ok, Martinelli 75. Sarebbe buono. Martinelli o Gervinho, raga? Martinelli. Aspetta, quanto costano? Quanto costano, ragazzi? No, Martinelli costa troppo. Gervinho costa un terzo, ragazzi. Cioè, Martinelli costa 25 milioni. Gervinho costa 5. Fermo lì, ti giuro che ti lascio subito al video 10 secondi per dirti che in descrizione trovi un link bellissimo per maglie da calcio come questa. Ovviamente non potete mancare, ad esempio, la maglia di Messi che mi hanno inviato i ragazzi gentilissimi. In descrizione potete trovare la maglia di Messi, di altri giocatori fortissimi, ma anche quella della vostra squadra del cuore. La trovate in descrizione con il codice SEMPI, ragazzi. Avete uno sconto assurdo, meno di 26 euro l'una, ragazzi. Meno il codice SEMPI, quindi link in descrizione, mi raccomando, acquistateli. Carriera con la Serenità, ma ci stavo pensando. Gervinho, infatti, ragazzi, la cosa più è la cosa più. Clausola recettoria 7 milioni. No, iniziamo trattativa. Secondo me è la cosa più logica prendere lui. A 2,5 potrebbero non scappare. Chiaro, non ce lo lasciano, però 4,8 contro offerta, rinegozia.
gli facciamo un 3-5, dai, mi alzo di un milione, vediamo un attimo se ci stanno. Ciao Mohamed, 3-9, 3-9 controfferta, 3-8, anzi 3-7, secondo me ci siamo ragazzi. Il gerbo, DC65, mi danno un milione, no ma tanto, no tanto non mi faccio niente di un milione. Mi sa che ha vinto Jack Raspa. Poi lo chiediamo a Lucky Puck, ma penso abbia vinto Jack Raspa, ragazzi. Due. Vediamo cosa dicono. 2,650 è clausola di rivendita. Controfferta, rimuovi clausola, rinegozia. 2,750. Dovrebbero starci. Gonzalo? Ci stanno, ragazzi. Jack Raspa. Ok, questa è la squadra ufficiale, ragazzi. Questa è la squadra ufficiale. Vogliamo andare in Serie A questo primo anno. Abbiamo ancora un po' di milioni, ma comunque li conservo. Siamo una bella squadra solida. Serie B, gennaio, ragazzi. Gennaio in Serie B. Vabbè, c'è il Benevento che giustamente è forte, lotta anche per lui per la Serie A. Comunque, secondo me siamo messi... Ah, ma Benali vogliono prendermelo. Dovrebbe essere... mi sa che Benali è titolare, ragazzi. È un po' titolare Benali, mi sa. Mi sa un pochetto proprio, mi sa un pochettino. Volete vedere quanti gol ha fatto Chicco? Ciao team, ciao Vittonelli, ciao Gamba, grazie per il follow, ragazzi. Benvenuti a tutti. Statistiche, fatemi vedere il Berna. Dov'è il Berna? 7 gol a 18 anni, 21 presenze, 7 gol, cioè un gol in 3 partite, 8 assist. Mi piace. Avanziamo fino a fine anno, vediamo se ci nota qualche squadra. Forse siamo passati diretti. Oh, abbiamo vinto il campionato, abbiamo superato il Benevento, ragazzi. 4, 3, 2, 1. 14 gol e 19 assist. Molti più assist, giusto. 14, chi è che l'ha preso? Colmi Mora l'ha preso. L'ha preso anche Lori Stoff. Chi è che l'ha preso? Galatasaray, signori. Ovviamente, come ogni rito di questa serie, decide la chat. Solo la chat può decidere se sì o no, ragazzi. Solo la chat. E la chat sta scegliendo di no, ragazzi. Non vuole Chicco Bernardeschi al Galatasaray e rifiutiamo l'offerta, ragazzi. Chat, attenzione. Colpo di scena, chat. Allora, premessa, io andrei all'estero perché Chicco è stato sempre in Italia. Io andrei all'estero perché Chicco è sempre stato in Italia. Rifiutiamo per il momento la Roma. Questa mi piace, chat. E infatti la chat è impazzita. La chat è in delirio. La chat vuole l'Everton. Mi piace l'Everton, ragazzi. Vi do ancora qualche secondo per decidere, ma io sono abbastanza deciso, chat. Non so voi, ma l'Everton, ragazzi, così, free così, a me piacerebbe. Fatemi sapere voi, ma a me piacerebbe, ragazzi. Anche la chat dice di sì. Accettiamo l'offerta per il momento, vediamo che succede. Andiamo con lui all'Everton. Ciao Baruana, grazie mille per il follow. Stiamo arrivando, Premier League. Chicco Bernardeschi, stiamo arrivando. Ok, la squadretta c'è, ragazzi. Quanti milioni abbiamo? E fatemi vedere se possiamo vendere qualcuno intanto, chat. Ok, eccola qui. Offerta per... ok, l'accettiamo subito. Secondo voi chi serve a questa squadra? Ci sto. Mi piacciono, perfetto. Allora, delega acquisto. Ci posso stare. 46 massimo. Delega acquisto. Quant'è 56? No, 46. Ci posso stare. TOH. Delega acquisto. Lo fa molto veloce, ragazzi. Intanto. Ah, discosto completamente. Va bene. Accordo per Teo. Accettiamo. Teo Hernandez, un nuovo giocatore dell'Everton. Okay. Allora, Townsend, Ken sono quelli che fanno praticamente. Devo vendere Townsend e Ken, per forza, perché sono quelli che in qualche modo possono sostituire Bernadette. Non arrivano colpi. Duvan Zapata va all'Arsenal. E io vado direttamente a gennaio. Allora, gennaio, vediamo come sta andando il Bernardeschi. Vediamo il Bernardeschi come sta andando. Berna, mi serve più forte. Piano di crescita. Ok, sta per crescere, sta per diventare... ah, queste... ok, vabbè. Per il momento lasciamo così. Sta per diventare 80, ragazzi, Bernardeschi. Franco che sì, è un nuovo giocatore dell'Everton. Sto andando avanti, chat. Voglio vedere che succede. City, ok. Beh, non male, abbiamo chiuso bene, sono soddisfatto. Molto bene, chat. Molto bene. Ciao Giulio, grazie per il follow. Vediamo un attimo cosa è successo. 80 Chicco. Che sì, 85. Vai, non sono male. Non sono male. Piano di crescita. AD. Ok, 13 settimane a posto. Campioni della Carabao Cup, ragazzi.
Grande Luki! Carabao Cup, ragazzi, vinta! Mamma mia! Che colpaccio! Il Chicco? Che ha fatto Chicco quest'anno? Fammi vedere. Dov'è Chicco? Oh! A Chicco! A Chicco De Riso! 9 gol, un assist, un po' di più difficile in Premier, ma si sa. Offerta da Leicester City. Ecco, Leicester City già meglio, però sempre Premier League, chat. Io vorrei qualcosa in un altro campionato, perché la Premier è difficile, chat. Molto. Però voglio qualcosa di più. Voglio qualcosa di più, chat. È arrivato il momento di incrocio con la sua reale carriera, ma noi prenderemo un binario diverso e rifiuteremo l'offerta, perché non vogliamo fare la carriera uguale, chat. Proviamo? Proviamo, ragazzi, proviamo. Lo diamo come cambio di Saka, però un sacco di soldi in più. Vediamo se si può fare. Più 120. Vediamo che dicono. Ci stanno, chat, ci stanno. È il momento di Chicco Bernardeschi al Red Bull Lipsia. Si cambia, si potrebbe andare, chat, in Germania. Il calcio è tornato in Bundesliga, signori. Stiamo arrivando, Germania, con Chicco Bernardeschi. Ciao Francesco. Allora, facciami vedere. Silva, TT molto forte, modulo 3-4, no, 4-3. Silva. Qua ci mettiamo Chicco Bernardeschi alla destra, 81. C'è anche Moreno, Jimenez, quanti giocatori, troppi giocatori. Oddio, quanti giocatori. Aiuto. Moriba molto forte. Moriba appena arrivato, tra l'altro. Moriba molto interessante. Brobbe interessante, Maghiro 84 al posto di Matip. Mukiele, Mukiele, ah, me l'ha spostato. Vabbè, ci posso sta. Vardiol non mi piace lì. Cucucci. Messa un po' male sta squadretta. Troppi COC. Cucu può fare l'ala? Sì, ok. Lui mi piace di più qua. Ok. TD non c'abbiamo nessuno. Adesso c'abbiamo ancora là. Vabbè, sì, ci posso sta. Porta Gulaci, va bene. Vi piace così? Vi può piacere? A me non piace tanto il centrocampo, ma proprio per niente. Se non ci abbiamo un... Vabbè, Moriba ci posso mettere. Però non mi piace tantissimo. Non mi fa impazzire questo centrocampo. Tante milioni in Cucu. Sì, però è finito il mercato, ragazzi. Speriamo che così possa fare bene Chicco Bernardeschi. Mi serve che giochi bene lui. Però devo spostare Dominic, perché non mi va bene lì. Olmo può stare dietro? Intendo, oddio. Olmo può stare qui al posto di Dominic? No. Perché se lo sposto qua è troppo. Famo così. Un po' azzardato, ma famo così. Ciao Ludo Crop, ciao Calo. Proviamo così. La squadra è bella forte. Siamo anche in Champions con il Lipsia. Tra l'altro abbiamo il Real Madrid nel girone, ragazzi. Red Bull Lipsia inizia l'avventura di Chicco Bernardeschi in Germania. Spero ovviamente che stia giocando bene, chat. Speriamo bene. 81, ma sta crescendo. Dai, ragazzi, se li facciamo insieme, chat, cosa dite? Bella che non l'ho preso prima. Costava troppo, raga. Non riesco a prendere tutte e due. Lautaro! Proviamoci. Llorente ancora non si muove niente. Pogba è un giocatore dell'Ipsia. Molto bene. Secondo voi ce la faccio? Vediamo che dicono. Parlo di persona per Barellino mio. Parlo di persona lì. Gli dico Barellino 130 150. Ha. Ha. Guardate che rinforzi abbiamo preso. A gennaio. A gennaio, chat. Pogba Barella, chat. Ora andiamo a fine stagione. Siamo a fine anno di maggio. La coppa. La coppa. Persa la coppa, purtroppo. Coppa di Germania. Peccato.
Vediamo a fine anno Bernardeschi se ha giocato in 88 addirittura Barella in Germania. Allora, intanto siamo arrivati secondi a pochi punti dal Bayern, quindi vi direi di farci un'altra stagione qui. 7 gol e 6 assist, però ha giocato tanto. Io prenderei forse un difensore centrale, lo metto al posto di, scusami, a fianco a Mukiele. No, no, raga, Hakimi lo sogno subito. 84 più un cucù. Secondo me così ci stanno. Mamma mia, quei 600.000. Ti mancano proprio quei 600.000 PSG. Paulino Dybala. Adesso andiamo a vedere la squadra, chat. Paulino Dybala, Ashraf Hakimi. 2,88 abbiamo preso, ragazzi. Guardate qua. Manca solo forse uno al posto di Matip e poi una squadra top. Veramente top questo Red Bull Lipsia. Possiamo giocarcela con tutti, chat. Questo è matto pazzo. Matto pazzo questo. Questo è crazy, raga. Questo sarebbe un acquisto crazy. No, vabbè, raga. Questo è un acquisto crazy. Mamma mia. Mamma mia che squad. Portiamoli tutti quelli forti. Ok. Signori, io direi di andare. Io direi di andare dentro. Cioè, io poi così non so che farci. Troppo forte. Fermi tutti. Andiamo a gennaio. Io. Ciao GH. Grazie per il follow. Vediamo come si è messi a gennaio, ragazzi. Vediamo, chat. Madò che forti. Mi sa che Dybala tipo è cresciuto ancora. No, 88. Silva che è cresciuto 80. Diaz è 90. Bernardeschi 82, ragazzi. Bernardeschi, che carriera che sta facendo. Chicco Bernardeschi. Questa volta l'ha giocata, l'ha rischiata per davvero, ragazzi. 21 anni, 82. Sta crescendo tantissimo. Piano di crescita. Una settimana. No, ma sta per diventare 83, ragazzi. Sta crescendo tantissimo. Ciao Andrea. Eccolo qui, chat. Chicco Bernardeschi 83. Ma che ve lo dico a fare. Siamo primi in classifica. Il Bayern è addirittura quinto. Possiamo fare la storia. È il momento di andare là, dove tutti vogliono arrivare. Fine maggio, la resa dei conti. Si decide la Bundesliga e la Champions League. Vediamo che è successo. Il Red Bull Lipsia vince e trionfa il campionato di Germania, signori, davanti al Bayern Monaco. Chicco Bernardeschi, altra vittoria, altro trofeo dopo la Carabao Cup, dopo un po' di trofei prestagionali e dopo la vittoria della Serie B con il Crotone. Qui questa avventura con Chicco che l'abbiamo migliorato. Questa volta possiamo dire ufficialmente che ha rischiato la giocata, è diventato un giocatore migliore. Può crescere ancora adesso davanti anni di gloria qui all'Ips, perché è una squadra veramente devastante. Ve la rifaccio vedere per l'ennesima volta. Una squadra veramente fortissima, quindi qui può vincere ancora tantissimi trofei. Vi ricordo, ragazzi, bel mi piace qui sotto, scrivetemi nei commenti chi vorreste come prossimo giocatore da fare nella carriera. Ovviamente tutti i giocatori che non hanno avuto dei begli anni, non hanno avuto delle grandi soddisfazioni, sono ben accetti qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo nei prossimi giorni con i nuovi video, sempre alle 14. Qui da Sebi è tutto e grazie per la visione.